giorno siamo alle statue di Moro Velosa, poi andremo a Bentancuria e poi di là ad Ajui. Cavolo, che vento che c'è anche qua! Quelle statue sono qua dietro. Adesso ve le faccio vedere. Questi sono i due re, ma non mi ricordo chi siano. Sì, non mi ricordo chi erano, so che erano due re, ma non mi ricordo chi erano. Che bella visuale anche da qua. Molto ventoso! Diciamo che fa freschino. Caspita, altro che il vento che c'era in Kenya, qua è peggio ancora, è micidiale. Poi è proprio freschino, cioè quando si placca un po' il vento si sente il sole, ma quando c'è il vento congeli. Mamma mia. Ci sono le indicazioni? Parco rurale. Ah, del parco rurale di Bentancuria. Ah. Non giro nessuno, sembra tutto chiuso, il mortuorio proprio. Boh, pensavo che le 10 è. Città fantasma. Eh sì, brava, la città fantasma di Bentancuria. Ma anche l'altra volta che siamo venuti abbiamo notato che poca gente, poche cose da vedere, però è famosa. Allora, qui sembra un centro dove passa gente che... Esatto. Allo largo fa tirato bene. Boh. Abbiamo visto qualcuno, il gatto. Il gatto, esatto. Boh, tutto chiuso. Vabbè, che presto, né, però. Boh, guarda, non so cosa dire. Facciamo un po' di foto così, poi andiamo verso Ajui. Paesi quando eravamo in pieno emergenza. Esatto, brava, così mortuorio. Qua c'è la scritta, qua c'è una statua di Bo, una tizia che sta impastando qualcosa, forse una capretta e il cagnolino. Ah, ma che fa il formaggio di capra, può essere che sta facendo il formaggio. Qua dietro di me c'è questa chiesetta. E prima una coppia di italiani ha salvato un gattino che era caduto sotto, che non riusciva più a uscire, e sono buttati giù, sono riusciti a tirarlo fuori, poverino, proprio piccolo piccolo, fra un paio di mesi, solo che sono riuscito a trovare la mamma. Sono là ancora col gattino, eh. Sono là ancora? Sì, sì, sono là ancora. Sì. C'è ancora in braccio. Sì, è che continua a miagolare, ma non trova la mamma. Boh, magari è caduto giù. Comunque qua continua a esserci il mortuorio. Ci sono davanti a me due signori anziani che vendono qualcosa e basta. Sì, tipo souvenir. Ah, vabbè. Sì, ma è chiuso. È chiuso, è tutto chiuso. Qua potete vedere dalla cartina com'è il paese. Praticamente siamo già andati su, fatto il giro dietro la chiesa e siamo tornati di qua. Quindi il paesino l'abbiamo visto tutto. Tutto qua. Quindi adesso torniamo alla macchina. E proseguiamo. Ok, siamo arrivati, abbiamo parcheggiato qui e adesso dobbiamo fare il pezzettino di strada a piedi e già si intravede la stradina per andare giù alle grotte. Poi qua dovrebbe esserci la spiaggia nera. Comunque in questo momento abbiamo indossato le mascherine perché prima il paese Bentancuria, non so mai se si dice Bentancuria o Bentancuria, non lo so, non so dov'è l'accento. Comunque sono passati fuori la polizia e ci ha detto di mettere la mascherina, perché comunque mi sa che anche qui hanno cambiato comunque le regole, perché in Spagna purtroppo i casi stanno aumentando come in Italia, quindi purtroppo non indossare la mascherina. Pieno di bar e ristoranti quel postino qua.
Adesso abbiamo appena bevuto un caffè, che se abbiamo fatto che la pipì. C'era anche il bagno. Eh sì. Ma questa qua è la spiaggetta, infatti la sabbia è scura. E poi di là allora si sale per andare alle grotte. Sì. E là sono sassi. No, no, è sabbia nera, proprio sabbiolina. Sabbia nera? Sì. Che strano. Comunque con la reflex, purtroppo mi sono dimenticata di caricarla ieri, adesso mi lampeggia rosso, purtroppo, però veramente una figata, merita. È una figata pazzesca, ma c'è proprio buco buio. Wow, che rocce! È bellissimo qua! Ah, qua entri proprio nella grotta! Guarda che bello! È una figata assurda questa! Questa è la scalinata che abbiamo fatto venire giù. Meno male che abbiamo messo le scarpe, perché sennò ciao. Lasciato lì la borsa lui. Qua stiamo cercando di addentrarci all'interno, ma è un po' troppo pericoloso. Allora devo cercare di uscire da qua. Ma che si scivola. Che bello. Siamo proprio all'interno. Guarda che sbuca. No, è che lì ho provato ad andare, ma è troppo scivoloso. Si scivola tantissimo. Che non voglio rischiare di farmi male. È arrivato un sacco di gente in spiaggia, che adesso andiamo al ristorante a mangiare qualcosa e poi andiamo giù in spiaggia anche noi. È arrivato il nostro super pranzetto, un bel pesciolone con le patate brigadas, insalata e vista mare. Questa sì che vita. Buonasera, purtroppo come vi ho detto mi si è scaricata la macchinetta, quindi non sono poi più riuscita a filmare niente. Spero che sia uscito qualcosa dalla reflex, perché non ho mai fatto i filmati con quella macchinetta lì, quindi speriamo bene. Niente, comunque adesso è finita la giornata, abbiamo già cenato, abbiamo già fatto tutto e adesso andiamo a nanna. Domani torneremo ancora nella zona di Moab, abbiamo visto delle spiaggette un pochettino prima, un po' prima di arrivare giù a Moab. E niente, penso che staremo lì domani tranquilli. E dopodomani invece vogliamo provare ad andare alla famosissima spiaggia di Cofete, che non l'abbiamo mai fatta, ma da quando sono stata qua che voglio andarci, perché mi hanno detto che è spettacolare. Quindi niente, adesso vi saluto e buonanotte a tutti, ci vediamo domani. Ah sì? 19. Vabbè, tanto ne abbiamo soltanto 4 salviettoni da lavare. Va bene questa, 5 euro. E poi cos'è di là l'asciugatrice? Ma l'asciugatrice 3 euro. Sì. Boh. Dov'è che si fa?
bel casino. Fa tutto lui. Senti, siamo qua in lavanderia a lavare salviettoni, che almeno una bella lavata ci vogliono. Dopo la sabbia nera di ieri, poi. Ma sì, dopo abbiamo l'esperienza di usare anche una lavanderia. Non siamo mai andati in lavanderia, ma almeno i salviettoni erano da lavare. Ah, c'è anche la macchinetta delle bevande. Nel frattempo che aspetti, che ci vuole circa, cos'è che era, 30 minuti per lavaggio? Sì, 33. 33, poi 20 minuti per l'asciugatrice, quindi. Ma te se vuoi entrare, non ho ancora arrivato, non sto qua, io devo andare in farmacia. Siamo arrivati a Yantia e c'è un casino di gente qua, cioè veramente il paese più incasinato che abbiamo visto fino adesso. Abbiamo fatto che fatica a trovare parcheggio e adesso andiamo giù verso la spiaggia e vediamo se riusciamo a trovare qualche ristorantino vicino al mare, e poi vediamo se c'è troppo casino, torniamo a Moroable, che comunque sono le spiagge molto più grandi e c'era meno gente, quindi vediamo un po'. Siamo arrivati alla zona dei ristoranti vicino al mare, adesso dobbiamo vedere se riusciamo a trovare posto però. Che statue strane che ci sono in giro. Eh sì, ma avevamo mangiato qua noi, eh. Gusti, siamo ad essere a Rimini Riccione qua. No, solamente. Cavoli. No, ok. Allora, io mi ricordo che abbiamo mangiato qua. Neanche a farlo apposta, quel ristorante qua abbiamo mangiato la paella. Tre anni fa eravamo qua. Ma bisogna vedere se sono già aperti, sì. Che casino che c'è qua. Qua è la fula. 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 È il barracuda. Adesso arriva anche il barracuda. Però, me lo fai assaggiare un pochino, eh. No. Grazie. Ormai stiamo prendendo di vizio a mangiare sempre riva al mare, eh? Cavolacciolo, quando arriveremo a casa sarà difficile. Ah sì, mental, no! Ah, la Plaza de los Pescadores. La piazza dei pescatori. Andiamo a fare la foto lì. Ah sì, eh. Ok, siamo tornati ancora nella zona dove c'è il faro, come l'altro giorno. Vedete? Perché là c'era troppo casino, erano proprio uno sopra l'altro, era impensabile star là. Quindi abbiamo deciso di tornare qui, anche se comunque il parcheggio anche qua sono tutti pieni, eh. Quindi non so se forse perché la settimana proprio del Ferragosto sono arrivati tutti. Non so, un bel casino. Però vabbè, almeno qua le spiagge sono belle larghe. L'unica cosa è che abbiamo dimenticato le noccioline. No, fa niente. Ho qua una nocciolina io. No, sì? Sono anche qua qualcuno, però più tardi sono andato più avanti, ero. Ah, è vero, eravamo più avanti l'altra volta, è vero, questa qua è un'altra, è la passerella del faro. Stanno fuori, guarda, ho messo una manciatina. Ah, brava, sì. Vabbè, possiamo fare delle foto vicino al faro, perché l'altra volta eravamo un po' più lontani. Quella passerella qua non l'abbiamo mai fatta. Abbiamo sempre fatto l'altra? Sì. Sì? È bello grandicello, vederlo da vicino, eh. Quelli beach bar e il faro. Qua c'è molta meno aria oggi e fa anche molto più caldo rispetto ai primi giorni. Cioè le onde del mare stanno facendo arrivare l'acqua fino a qua, cioè guardate, tra un po' arriva il faro. Assurdo, che cavolo di onde ci sono. Adesso. Ma come si fa a stare con un libro in mano in mezzo al mare? Vabbè, non ha paura che si bagna tutto il libro.
auto Roberts. Avete la schiuma? Non posso inquadrarti là perché c'è un altro tipo nudo. Tanto ormai qua. Guarda questo com'è grande. Paperissima. Cavolo che onda! No, sto filmando quello nudo, miseriaccia! Che incubo! Non sto pensando attento dove filmo? Mamma mia, oh! Attenzione, le temerarie vanno. Vediamo se ribaltano. Attenzione! Vediamo se riesco a fare un po' di zoom. Zoomiamo un po'. Attenzione! Arriva l'onda del mar e le lava giù tutte! Guarda il video! Vediamo come parti! Ho appena rivisto alcune clip che ho fatto proprio i primi giorni di vacanza e devo dire che nonostante la protezione è 50 più, e se seguite i miei vlog sapete perché sto utilizzando la 50 più, però ci ho preso un bel colorino, dai, per fortuna. Preferisco prenderlo piano piano senza scottarmi, così sono tranquilla. Comunque oggi è finita la prima settimana e abbiamo ancora una settimana di vacanza, lunedì prossimo si torna a casa purtroppo. Comunque oggi si sono tutti divertiti un sacco con queste onde, a lanciarsi nelle onde, proprio bellissimo. In più fa anche più caldo rispetto all'inizio, ai primi giorni, fa più caldo e c'era anche meno vento, infatti oggi abbiamo sudato. È la prima volta, il primo giorno che sudiamo. Comunque domani, come già vi dicevo, andremo a Cofete, quindi faremo anche tanto sterrato. Ci sarà da divertirsi domani. Quindi intanto vi saluto, noi adesso andiamo a cena, poi nanna, visto che ci sveglieremo un po' prima. Quindi un ciao a tutti!